Ti sei mai chiesta come mai la vitamina D che viene somministrata, che viene prescritta dal medico, non è mai uguale per tutte le pazienti? Te lo sarai chiesta sicuramente, perché magari un'amica prende un'altra marca, un'altra forma. Ecco, c'è un motivo sottostante. Infatti la vitamina D, come ben sai, è molto importante per il metabolismo dell'osso e per il riassorbimento di calcio intestinale. I suoi valori devono essere diciamo nei range, quindi non ci deve essere insufficienza. Perché? Perché l'insufficienza andrebbe a peggiorare quello che è la funzionalità metabolica del nostro scheletro. Bene, la forma più comunemente utilizzata da tutti i medici è la forma inattiva, il colecalciferolo, che anche noi a livello endogeno, a livello della pelle, trasformiamo quando, per esempio, biotrasformiamo quando prendiamo il sole. Ci sono però persone che hanno dei difetti nella sua trasformazione. Mi spiego meglio. La vitamina D viene poi trasformata, diciamo, subisce due passaggi, uno nel fegato e uno nei reni. Nel fegato diventa calcifediolo e nei reni poi diventa la sua forma attiva, ovvero calcitriolo. Bene, queste due forme possono andare a essere somministrate quando ci sono delle problematiche, per esempio nel caso del calcitriolo, problematiche renali oppure problematiche proprio di conversione.